prima della festa di Pasqua, Gesù sapeva ormai che era giunta per lui l'ora di lasciare questo mondo per tornare da suo padre. Egli, avendo sempre amato i suoi discepoli che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Era l'ora della cena e il diavolo aveva già persuaso Giuda, figlio di Simone Iscariota, a tradire Gesù. Gesù sapeva che il Padre gli aveva dato autorità sopra ogni cosa e che era venuto da Dio e sarebbe tornato a Dio. Perciò si alzò da tavola, si tolse la tunica, si legò un panno attorno alla vita. E versò dell'acqua in una bacinella. Quindi cominciò a lavare i piedi ai discepoli e poi ad asciugarli con il panno che aveva intorno ai fianchi. Quando si avvicinò a Simon Pietro: Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? Ora non capisci quello che sto facendo, ma un giorno lo capirai. No, tu non mi laverai mai i piedi. Se non ti lavo, tu non mi apparterrai. Allora, non soltanto i piedi. Lavami anche le mani e il capo, Signore. Colui che si è già lavato tutto il corpo ha soltanto bisogno di lavarsi i piedi. È completamente puro. E voi discepoli siete puri. Non tutti, però. Gesù infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. A questo si riferiva quando disse: non tutti, però, siete puri. Dopo aver lavato i piedi, si rimise la tunica, si sedette e chiese: capite che cosa sto facendo? Mi chiamate maestro e signore. E fate bene, perché lo sono. E dal momento che io, il vostro signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio perché lo seguiate. Fate come io ho fatto a voi. Vi dico la verità. Gli schiavi non sono superiori al loro padrone, né il messaggero è più importante di colui che lo ha inviato. Ora che sapete queste cose, sarete davvero felici se le fate.